Vuico. Al numero 7, Lara Caravello. Al numero 8, Serena Bertone. Con il numero 9, Ilaria De Michelis. Con il numero 10, Carlotta Zanotto. Con il numero 11, Costanza Manfredini. Karakasheva. Con il numero 18, Veronica Visconti. E poi c'è lei, il nostro capitano, Alessia Travaglini. Presentazione ufficiale della nuova squadra della Volley Soverato, questa sera alla Miramare siamo con il sindaco Ernesto Alecci in rappresentanza dell'amministrazione comunale, una nuova sfida per il Volley Soverato, sicuramente fiore all'occhiello di questa città per quanto riguarda lo sport, l'anno scorso una bellissima annata che ha coinvolto un po' tutti, anche voi che siete stati presenti anche a Ravenna nella finale di Coppa Italia, rinnovato entusiasmo per un nuovo progetto e sicuramente tanto entusiasmo anche tra i cittadini. Sì, entusiasmo fra tutti quanti, devo dire la verità, io ho sempre vissuto il mondo dello sport, ma l'anno scorso è stata un'annata particolare, la squadra ha fatto degli ottimi risultati, è sempre stato un testa a testa in cima alla classifica e per poi seguirla anche nelle fasi conclusive dei play-off e ci ha veramente dato delle grandissime emozioni. Stasera sono curioso di conoscere le nuove giocatrici, sono contento che il presidente abbia trovato e abbia conservato sempre l'entusiasmo, la voglia e quel pizzico di follia che serve per portare avanti una squadra in una cittadina piccola come Soverato, sempre con troppi pochi sponsor, questo continuerò sempre a dirlo. È vero, in Calabria gli imprenditori non sono tanti come al centro-nord, ma quelli che ci sono potrebbero impegnarsi un pochino di più anche per il settore sportivo, sappiamo quanto importante è per i giovani e per distoglierli da strade che potrebbero essere sbagliate. Comunque, a parte questo, il presidente riesce sempre a mettere in piedi una formazione ad alti livelli. Ho già avuto modo di conoscere l'allenatore, che sembra una persona molto preparata e professionale, e quindi insomma le speranze che si possa ripercorrere una stagione come quella dell'anno scorso, però con un finale differente, questa volta magari con una tanto auspicata promozione in Serie A1. Ecco, lo sport come volano per questa città anche dal punto di vista turistico, perché sappiamo che il Volley Soverato disputa un campionato nazionale che prende l'Italia da cima a fondo, diciamo così, quindi ci sono anche compagini blasonate che verranno a giocare qui. Sì, caspita, per noi è importantissima, è una vetrina proprio per la città di Soverato, la squadra di pallavolo rappresenta proprio Soverato in tutta Italia. Nei mesi estivi noi cerchiamo di fare pubblicità attraverso altri tipi di eventi che sono gli spettacoli, i cantanti che sono venuti anche di prestigio come Fiorella Mannoia o la Nannini. Ecco, nel periodo invernale è una bellissima vetrina, una grande opportunità che ci viene data è quella di poter seguire la nostra squadra e soprattutto di girare l'Italia con il marchio di Soverato. Quindi la Calabria esporta anche degli esempi positivi, esempi insomma che vanno bene per poter dimostrare che la Calabria è anche altro e che ha voglia di emergere. Speriamo che la pallavolo sia appunto, come dicevi bene tu, da volano, da traino per far sì che il nostro territorio cresca non solo nello sport. Coach Stefano Saia, questa sera si presenta alla città il Volley Soverato 2016-2017, ultimata la preparazione, c'è un'ultima settimana prima dell'avvio del campionato, tanto entusiasmo, anche tanto lavoro da parte della squadra e dello staff tecnico, possiamo dire tutto sommato un lavoro sin qui molto positivo. Io sono assolutamente soddisfatto del lavoro fatto fin qui dalle ragazze, della risposta che hanno dato alle proposte che abbiamo fatto loro in palestra. È stato un periodo veramente intenso, con tanto lavoro, che ci serve per approcciarci al campionato. Come dicevo in altre sedi, noi non abbiamo programmato di essere in forma adesso. Abbiamo programmato di essere in forma quando credo che sarà più importante, verso novembre-dicembre, quando
conterà lavorare per arrivare bene alla griglia della Coppa Italia, ma affronteremo ogni partita con il massimo dell'impegno e il massimo della voglia di onorare questo pubblico e questa città che è così vicina alla squadra. Una squadra ampiamente rinnovata, ma che già dalle prime uscite, seppur amichevoli, ha dato comunque un'ottima impressione anche a livello di affiatamento e di amalgama. Questo è sicuramente positivo, un buon viatico per il futuro. Siamo in cammino, è un percorso che è partito appunto un mese fa e ogni giorno, ogni allenamento, le ragazze lavorano e trovano intesa e trovano quegli automatismi che poi si rivelano la carta in più durante le partite in campionato. Infine, ultima domanda, parlando più in generale della 2 di volley, che campionato si attende, che campionato ci attende a questo punto, perché ci sono diverse squadre attrezzate? Ma io credo che sia un campionato abbastanza livellato verso le prime 6-7 posizioni. Ci sono tante squadre che possono assolutamente puntare a una buona posizione in classifica. Noi siamo assolutamente, voglio mettere la mia squadra in questo novero e quindi noi lavoreremo per questo. Il capitano Alessia Travaglini si accinge a disputare la 5ª stagione consecutiva qui in Riva allo Ionio con il Volley Soverato. Questa sera presentazione ufficiale, tanto entusiasmo, siete reduci da un duro mese di lavoro, ci si accinge a disputare questo campionato che si preannuncia molto interessante, soprattutto alla luce di come è andato quello scorso che ha regalato tante soddisfazioni a questa città. Sì, sicuramente, forse anche sulle ali dell'entusiasmo di come è andato il campionato scorso, ci siamo ritrovate, ritrovando un clima, lo stesso clima di entusiasmo che avevamo lasciato alla fine della scorsa stagione. Abbiamo lavorato, come hai detto tu, molto sodo in questo mese, abbiamo effettuato qualche test nella scorsa settimana, devo dire che siamo molto soddisfatti, quindi diciamo che l'animo continua ad essere molto tranquillo e esuberante. Ecco, tu sei alla 5ª stagione, come dicevamo prima, le tue sensazioni, visto che ogni anno hai anche avuto tante compagne diverse, quindi le tue sensazioni su questa nuova stagione, una squadra ampiamente rinnovata, quindi che ha bisogno giustamente anche del tempo per amalgamarsi. Sì, le mie sensazioni sono ottime sul gruppo, perché da quanto vedo, insomma, sembrano esserci tutte le potenzialità per creare un gruppo veramente unito. E per quanto riguarda l'aspetto tecnico, devo dire, siamo tutti molto soddisfatti, soprattutto in base ai test che abbiamo effettuato. E però, come ho già detto altre volte, non amo molto fare proclami, quindi iniziamo facendo un passo alla volta e raccogliamo tutto quello che viene da ogni passo. Ilaria De Michelis, una delle nuove arrivate quest'anno qui alla Volley Soverato, nuova arrivata si fa per dire perché avevi avuto già una parentesi qualche anno fa, mezza stagione, torni quindi a Soverato con rinnovato entusiasmo dopo 3 anni positivi a Trento, con una squadra costruita per fare bene. Sì, assolutamente sì, gli obiettivi sono alti e stiamo lavorando dal 27 agosto per questo, proprio per riuscire a fare una buona stagione. Abbiamo iniziato già a fare le prime amichevoli e prossima settimana inizia il campionato, speriamo di far bene. Io sono molto entusiasta di essere tornata qua e non vedo l'ora di fare bene proprio qua con questa squadra. Questa sera presentazione ufficiale, c'era l'amministrazione comunale, c'erano tanti tifosi, c'è tanto entusiasmo, indice del fatto che si è creato quella collaborazione tra tifosi, squadra e società che è determinante per ottenere risultati importanti. Sì, assolutamente sì. L'avversaria, sono la prima a dire che venire a giocare a Soverato non è mai stato semplice. Il pubblico fa la differenza assolutamente, fa la differenza soprattutto per la squadra avversaria, nel senso che per la squadra di casa è sicuramente l'arma in più, ma per la squadra avversaria è sicuramente un deficit da dover combattere per riuscire a portare a casa un risultato in questa squadra, contro questa squadra e in questa palestra soprattutto. Una sfida importante anche per te, che devi confermare i 3 anni positivi di Trento, visto che l'anno scorso, eliminando proprio il Soverato, disputasti la finale playoff, quindi adesso anche per te un banco di prova importante per confermarsi, perché sappiamo che confermarsi non è mai facile. Sì, certo, anche perché ogni anno cambiano, abbiamo visto le situazioni, cambiano le squadre, soprattutto gli allestimenti delle squadre, quindi non è mai facile confermarsi. Io punto a fare tutto il meglio possibile e punto a portare
questa squadra dove il massimo può arrivare. Poi le cose si vedranno, nel senso che siamo sicuramente pronte a dover affrontare qualsiasi squadra col coltello fra i denti, dalla prima all'ultima, non c'è squadra migliore o squadra peggiore sulla carta. Quindi noi cercheremo di dare il massimo e sicuramente porteremo a casa dei risultati buoni.